Indovinate dove siamo? Anche stasera. Questo è il mio cappello rosa di Primark. Ti piace il mio cappello rosa di Primark? Sobrio. Sono già pronta per l'esposizione. Allora, in pratica fa freddissimo, quindi penso che ve lo dirò in casa a questo punto. Non lo so, volevo fare un intro. Fa troppo freddo, raga. No, andiamo in casa. Ve lo dico in casa, pure se qui non mi vedete, ve lo dico in casa. C'entra un quadro comunque. Comunque c'entra un quadro. Colpo di scena, siamo andati a casa, doveva esserci Giova con un'altra persona, ma non c'è nessuno. Procederemo a chiamare il Giova e capire dove sta. Dove sta? Giova, dove sei? Dove sei? Allora, intanto che torneranno, vi spiego perché siamo qua stasera, giù pomeriggio, che ore so, 6:30, 7:00, non so, questo mo posso levare forse. Allora, praticamente Giova e Fra c'hanno un amico che nella vita fa il pittore. Raga, sì, il pittore. Che figata è fare il pittore? Anch'io voglio fare il pittore. Ho fatto liceo artistico, avrei potuto fare il pittore. No, non è vero, non so disegnare niente. Proprio non sono molto artistica. Per niente, a parte i capelli. Va bene, comunque lui fa il pittore. È venuto per fare un'esposizione di quadri a Terni, quindi qui vicino. E questa settimana è tornato. La settimana scorsa, quando è venuto, ha fatto un'opera per Giova e Fra. Bellissima, ma la faccio vedere. E quindi è nata sta cosa, ma perché non ne fai una anche per Chiara e Luca? E quindi oggi siamo qui per fare un'opera. Cioè io non faccio niente perché non sono capace. Francesca non fa niente perché non è capace, noi al massimo cuciniamo. Esatto. Però lui, l'artista... E non è Nilli il grande artista. Ma che ve lo ricordate Nilli? Che te lo ricordi Nilli il grande artista? Chi è? Quello di Art Attack! Sì. Dai, fighissimo Nilli. Non è Nilli il grande artista. È un altro artista, adesso ve lo presento. Comunque intanto vi faccio vedere l'opera che ha fatto per Giova e Fra. E guardate quanto è bella. Allora, questa in realtà gliel'ha fatta qualche anno fa. E è proprio qui sopra il divano, quindi l'avrete vista un sacco di volte, perché noi ultimamente stiamo più qua che a casa nostra, ma va bene. E questa è la prima, bella, proprio bella. Ma la settimana scorsa ha fatto questa. No, aspetta che non c'entra tutta, ecco, così c'entra tutta. Bellissima. Però qui si stava disquisendo se tirarla un po' più su. Sì, sì, siamo tutti d'accordo. Okay, siamo tutti d'accordo, va un po' più su. Sì. Però è veramente bella. Cioè, e noi, tra l'altro, è una tela riciclata, cioè sotto c'è un altro quadro, come le grandi opere. E quindi, visto che noi abbiamo questa a casa, che si è pure scolorita, e ce l'abbiamo da, secondo me, da quando ci siamo sposati, l'ho regalata a Luca prima del matrimonio, forse subito dopo il matrimonio, e però... sta lì buttato sulla cassettiera, non ci facciamo niente, quindi oggi l'ho spolverata, l'ho anche spolverata. E quindi adesso lui trasformerà questo in, mo lo vedete perché tanto adesso, non so, in qualcosa di simile a quello ma con altri colori, credo. Partono le preparazioni, vanno a gartar tavolo. Sono pronta per fare il pubblico. Cioè, si è portata pure i popcorn. Ah no, le patatine. Pittura non pitturo. Riprende, non riprendo. Rendo utile. Perfetto. Scusa. Giusto. Faccio il tifo con le patatine e la birra. Non è una partita di calcio, è un quadro. No. C'è il supporto morale al pittore. Giusto. Giusto. Cioè, giusto. Non lo so. Giusto. Cioè. Stiamo cominciando. Allora, intanto hanno incartato il tavolo. E ora si comincia. Allora, chiaramente va coperta la tela, ma perché stiamo riutilizzando una tela? Però mi sa meglio, perché c'è una storia. Cioè, io poi lo so che sotto c'è questo quadro che ho regalato a Luca quando ci siamo conosciuti. Cioè, che però effettivamente era brutto proprio. Cioè, non... porello. Cioè, era proprio brutto. Non lo buttavamo perché dispiaceva, ricordo, però era brutto. Va bene, ora tutto ciò ve lo risparmio. Allora, raccontaci! Questo è l'artista. Artista. Ah, no, più che altro dici il tuo Instagram, così se lo volete aggiungere lo potete aggiungere. No, è Larry
Larry. Comunque ve lo scrivo qua. Perché sei diventato un pittore? Quando sei diventato un pittore? Quando ero piccolino, ero un pittore già, solamente che poi ho perso la mano, ho perso il tempo, ho perso tante cose e quindi dopo sono riuscito a recuperare quando finalmente un po' la vita è andata a posto. Quindi con la testa siamo riusciti a stare meglio e quindi anche a fare arte. A fare arte. Pensa che io ho fatto il liceo artistico e io non so fare niente, manco una casetta. Non è arte solo quella, però. No, è vero, io faccio video su YouTube. È arte. Sono artista, però non mi hanno insegnato al liceo. Sì, se no ci pensavo prima, invece di pensare già a 38 anni. Poteva essere un'idea. Ciao Nero. Così è molto più bello, così, già solo così questo l'avrei potuto fare tempo fa, in effetti. Guarda che è geniale come idea, eh? Infatti ci avevo pensato l'altra volta. Riutilizzare le tele. No. Bellissimo. Se una tela a casa tua. Bellissimo. Chiama Larry. Giusto. Casa e ti crea un quadro base ai colori della tua casa. Cioè tu puoi godere di una performance dal vivo. Sì, perché ora ancora non ve l'ho fatto vedere che colori ho scelto, perché però vorresti far vedere anche gli altri quali che abbiamo noi a casa. L'ha già fatti vedere quelli. Già, tu mi sottovaluti, tu mi sottovaluti. Sì, ce l'abbiamo con te. Guardate la faccia di Francesca. Guardate. E lo sapete perché? Perché Giova, per passare il Dyson, quindi voleva fare una cosa carina, è passato sopra a una goccia di nero, creando quello. Guarda, la separazione imminente. Allora, ho scelto i colori. Sobri, molto. Fluo, celeste, oro metallizzato. Lilla, sobri, molto. E ora basta, io non devo fare più niente, io devo solo scegliere i colori. Adesso abbiamo l'aiutante che apre. Il piccolo aiutante. Vediamo che altri danni può fare. La Francesca se ne va. Questo fa audience. Questo, sì, va bene, sì. Anche se me li apri così. Questo fa divorzio, non fa audience, fa divorzio. Oh mamma. Non pensavo di stare calmo. È bellissimo, perché ho sempre un video di queste cose. Picasso. Dei ricordi per la vita. Ma va bene, non era come quelli altri. Mi allontanerei, va bene lo stesso. Intanto già so fucsia. Guarda. Non ti muovere. Di riaprire questo, capito? Già. Come l'hai fatto? L'ha svitato. E anni dell'esperienza svita. Ah sì. Ma perché schiacci? Lo faccio apposta. Cioè, sei riuscito a distruggere tutto distrutto. Cioè, capito? Deve mi sta bene. Sei sicuro? Ai. Sono qua sotto vestita di bianco. Tanto stai aprendo il bianco. Ah, ecco, è nero. No. Immortaliamo il primo tocco d'artista. Bello. Bellissimo. Non so se l'opera d'arte è il quadro in sé o sto teatrino che si sta creando. Dici Giova che mette il colore e fa l'aiutante. Non lo so. Non lo so. Sembra questo? Non lo so. Farò guarda che bei colori sobri che ho scelto. Belli, no, ma guarda che... Mi piace. Poi dobbiamo decidere dove metterlo, però. Sopra il divano? Cioè no, c'è no, il... Secondo me bello, sopra bello. Alla finestra. Sopra la porta. Ah. Bello. Colori mi piacciono tantissimo. Sì, ne abbiamo del metallizzato. Wow! Ma che bello!
che potenzialmente c'entra niente, però c'entra. Bellissimo. Perché mi hanno insegnato queste cose a scuola invece di insegnarmi a fare quella nuda in piedi in mezzo alla stanza? E non l'ho imparato, tra l'altro. Quadro è finito, cioè mo si deve asciugare chiaramente, però guardate che bello che è. Il primo quadro. Bellissimo. Cioè la cosa che mi piace di più in assoluto è questo. E questo pezzo 3D. Ma guarda che bello che è. Ora lui si riposa e tra qualche giorno ce lo veniamo a prendere, ma è proprio bello, cioè dietro all'arte, un Dyson, la verità che si nasconde dietro all'arte, Francesca è un Dyson, che tra l'altro Giova ha detto dammi, ha detto non ci pensare proprio. E qua si inizia un'altra opera. Wow. Questa poi andrà dove sta la statua col naso sopra. Vabbè, dopo faccio vedere. Altra opera finita. Ma questo è proprio bello. Ma quella è... Bellissimo. Wow. E questo è il terzo. Com'è che si chiamava questo? Incassi di colore. Incassi di colore. Bello. Con il prezioso arancione di Giova. Ah, guarda bello qua, tutto in 3D. Wow. Comunque è bello vedere un'opera d'arte creata. Meglio di me che disegno la modella nuda in mezzo alla stanza. I quadri l'avevamo fatti, ma potevamo andare a mangiare. Mi sembra giusto. Potevamo mangiare. Ora vi portiamo al testone. Brr, fa freddissimo. Che vuoi fare? Sembrano fatti apposta. Proprio i miei! Guarda! Esco così stasera! Un po' scomodo perché è di cartone, ma po'. I colori sono i tuoi. Mi di questo video mi sembra rilevante anche mostrare le doti artistiche di Francesca. Guarda il pulcino che ho fatto. Sì, ma che cos'è? Questa è una fetta di pizza. Con le braccia? Eh sì, perché... C'hai fame, Fra? Sì, in questo momento devo dire che qualche grida il mio stomaco. Ho fatto anche un pulcino. L'hai mangiato? No, quella è solo disegnata. Scusate, vi faccio vedere il pulcino. Oh, il pulcino è bellissimo. C'è anche il pulcino. Perfetto. Guarda. Taglie... Rone, ma sempre più grande sto coso. Doccia per le luci. Guarda, sembra, mi rimane di capo. Come on! Vai Mauro, vedi. Yeah. Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare. Subendo un'aggressione, aiuto! Sono tornata a casa, mi sono anche già impigiamata, fa freddissimo, ho appena acceso la stufa perché fa veramente freddo, ho lasciato Luca al locale che sta ancora cantando, io sono rientrata perché ero stanca. Sì, Matilde? Sì, sì, aiuto, aiuto, aiuta! Scusate, aiuto, ecco, grazie, ok.
E sono tornata a casa perché ero stanca. Luca sta ancora suonando, tornerà tra un pochino, un paio d'ore forse, spero, non lo so. Io intanto mi sono messa sul divano ad aspettarlo, così, bella calda calda, non è vero, fa un freddo, se crepa, ho appena acceso la stufa. E niente, spero che vi sia piaciuta questa esperienza nuova, per me è nuova perché non credo che... Cioè sì, ho fatto il liceo artistico, però non è che facevamo opere, nessuno di noi era un pittore ancora. Non so neanche se nessuno di noi è diventato un pittore nel mentre. Boh, vabbè, comunque. Bello. Beh, è una bella esperienza veder creare un'opera e poi è la tua. È fighissimo, bellissimo. Vi lascio in descrizione sia Instagram che il negozio Etsy. Perché vende i suoi, lui vende i suoi quadri anche su Etsy, però vabbè, in caso se vi piacciono lo potete contattare, ma c'è tutto il catalogo, insomma, è bello, e, ma soprattutto in realtà ve le fa anche su commissione, cioè tipo io i colori, io ho detto quali mi piacevano, quindi potete anche in base al vostro arredamento di casa, a quanto vi serve grande il quadro, contattarlo e lui realizza le tele. Considerate che lui vive a Bologna, però, oddio, ovviamente l'arte si sposta. Bene, piccoletta, facciamo i pisolini o mangi croccantini? Dici? Vabbè, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito, comunque un vlog, comunque con Fra e Giova, che non guastano mai. Quindi, oh mio Dio, Babbi, ti prego. No, piano, che se è tardi, piano, ti prego. Da questo vlog è tutto. E noi ci vediamo. Questo è per chi mi dice che è il tono della voce. Cioè, sto parlando normale. Al prossimo video. Ciao. Tra l'altro, se spengo la telecamera, mica lo fa. Cioè, comunque non con quest'enfasi. Ma sei proprio una prima donna. Sei una prima cagnolina. Ciao.